Il deposto presidente del Niger, Mohamed Bazoum, ha fatto appello agli Stati Uniti e ai suoi alleati affinché intervengano nella crisi successiva al colpo di Stato nel paese. Attualmente in detenzione, in un articolo apparso sul Washington Post, il presidente si è definito come un ostaggio, affermando che senza l'intervento occidentale l'intera regione centrale del Sahel potrebbe cadere sotto l'influenza della Russia per mano del gruppo Wagner. Bazoum ha aggiunto che gli estremisti islamici sfrutterebbero la situazione per mettere i giovani contro l'Occidente. La comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, intanto, sta ancora negoziando con i golpisti per il suo rilascio. Non è esclusa un'azione militare, a meno che non venga reintegrato entro domenica.